benvenuti a tutti, perché è un sergente di ferro, non c'è niente da fare, benvenuti. Signori, Yolanda De Rienzo, un applauso, grazie. Umberto Chiariello, grazie a voi per la vostra presenza, grazie a voi perché credete nello sport, perché credete nei valori dello sport, ed è questo il motivo per cui siamo quest'oggi qui. Umberto, a te la parola, a te le presentazioni. Semplicemente per dire che si apre la settimana del Natale calcistico partenopeo. Il 30 ottobre non è solo il giorno della nascita del grande Diego, ma per i napoletani, senza essere blasfemi, è il Natale calcistico di questa città. A Diego un applauso per sempre. La facciamo brevissima e chiamiamo subito al proscenio il grande ospite di questa straordinaria nave MSC World Europa, la più grande che solca i nostri mari, il comandante Sebastiano Crisam. Benvenuto comandante, benvenuto. Eccolo. Prego, al centro del palco, il saluto di Umberto, un bel discorso ci sta, anche perché, insomma, io ho detto che Umberto è il padrone di casa di questo evento, ma tu sei il padrone di casa della nave. Sì, buongiorno a tutti, benvenuti a bordo della nostra bellissima MSC World Europa. È sempre difficile trovare le parole giuste, quindi normalmente io ne cerco una che accomuni tutti i punti che voglio comunicare. E ho trovato come parola bellezza. La bellezza di questa nave, che è la più bella al mondo, la bellezza del Golfo di Napoli, la bellezza della città di Napoli e la bellezza dello sport che oggi andiamo a celebrare ricordando l'immagine sua più bella, che è Diego. Quindi vi do nuovamente il benvenuto a bordo e vi invito a continuare all'immagine della bellezza, che soprattutto quando da soggettiva diventa oggettiva. Grazie mille, benvenuti. Comandante, le regaliamo una copia della campagna dello sport dedicata a questo evento e a Diego Armando Maradona. Grazie mille. Che bella questa immagine. Non potevamo cominciare al comandante, mica ci potevamo fermare qui. Capitani per sempre di Gianfranco Goppola, scusate se poco, grande Gianfranco. Storia e leggende di campioni con la fascia del Napoli ai grandi club del calcio italiano per lei e in più abbiamo Domenico Sepe. Facciamo vedere. È bellissima. Allora giriamola che la mostriamo così. Vai Yolanda, ecco. Bellissima veramente. Bellissima davvero. Bellissima. Con la maglia storica. Okay. Bravo Sepe, come sempre straordinario. Grazie. Applauso al nostro artista Sepe. Prego, comandante. A me il microfono, scambio alla pari. Grazie. Dicevo grazie però ancora che gli onori di casa non li fa solo il comandante della nave, ma abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi a salutare tutti i presenti il vicepresidente della MSC Crociere, Leonardo Massa. Grazie. Prego. Buongiorno a tutti. Il comandante, devo dire, mi ha rubato già le parole perché ha parlato della bellezza. Io devo dirvi che essere a Napoli in una giornata così particolare, a parlare di uno dei miti di Napoli e del calcio mondiale, con uno scenario così bello, la città alle spalle, secondo me è veramente meravigliosa. Sulla nave che reputiamo più bella del mondo è veramente straordinario. Sono anche contento perché oggi tra i premiati ci sono amici con cui abbiamo condiviso un pezzo di vita, quindi anche questo è emozionante. E termino dicendo che l'impegno di MSC per Napoli e con Napoli non inizia e non finisce qua, ma è solo un attracco dei tanti che facciamo, perché anche quest'anno 2024 sarà per il turismo campano, in particolare per la croceristica, un anno record, e questo anche grazie al lavoro che abbiamo fatto come MSC. Grazie. Un attimo, dottore. Una cosa le devo dire, un piccolo rimprovero. Perché lei è fuori Italia. Noi a Napoli conoscevamo Peppiniello Massa, che era Tantil. Lei invece è un ex giocatore di basket. Un canottiere, dopo di canottieri ci sarà qualcuno molto più qualificato a parlare di canottaggio, allora, quindi la taglia la premiamo ugualmente, anche se non ha il nostro Abbagnale che ci ha portato nel mondo la gloria.
Dove è arrivato lei col canottaggio? Olimpiadi, ma senza vincerle. Qui abbiamo ha fatto le Olimpiadi? Sì, sì, sì. Quindi è un grande sportivo, applausissimo. I grandi sportivi vengono dopo, Yolanda le vuole omaggiare. Sì, è per me un onore premiare un amico e quindi un omaggio che arriva... Attenzione, perché dobbiamo sempre giustamente mostrarlo, è bellissimo veramente questi affreschi, questi disegni di Domenico Sepe. Vabbè, ancora una prendiamo. Volta bellissimo, veramente. Sono uno più belli dell'altro, veramente. Faccio anche da supporto. Grazie. Grazie a lei che rimane con noi perché giustamente già sa, visto che ci ha parlato del suo amore per il canottaggio. Questa è la quarta edizione, vero signor Cautiero? Allora scusate, lui è sempre dietro le quinte, però consentitemi, se questa manifestazione da 4 anni si fa è dovuta al suo lavoro, alla sua intenzione, Dino Cautiero. E tutto lo staff. A proposito di staff, vorrei sentire il presidente della cooperativa La Voce degli Ultimi, figlio d'arte anche lui perché il papà è uno dei più grandi fotografi di Napoli e dello sport partenopeo, Gianluca Mosca. A te. Prego. Il microfono. Buon pomeriggio a tutti, anche da noi della cooperativa La Voce degli Ultimi, abbiamo organizzato questo premio. Anzitutto vogliamo ringraziare la MSC perché anche oggi ci permette di essere in questa splendida cornice della Panorama Lounge della MSC World Europa. Voglio ringraziare tutti voi per essere qui presenti e soprattutto voglio ringraziare la redazione di Per Sempre News in toto e il comitato organizzativo del premio che in questi mesi hanno lavorato durissimo affinché tutto potesse andare secondo i piani. E in particolar modo voglio ringraziare Ciccio Marolda, Francesco Marolda, che ci ha aiutato tantissimo. Non si chiama Francesco Marolda, ma il baffo che uccide. Voglio chiudere questa breve parentesi di ringraziamenti ringraziando una persona che all'inizio di quest'anno ci ha lasciato prematuramente. Sì, assolutamente. Se siamo arrivati fin qui oggi, tutti in piedi. Se siamo arrivati fin qui oggi è grazie a quello che ci ha insegnato, un grandissimo cronista, è stato un insegnante, un amico e un collega, quindi voglio ringraziare Renato Rocco. Renato Rocco. Come ha detto già Umberto, siamo arrivati alla quarta edizione di questo premio in ricordo di nonostante Diego. Nonostante me. Nonostante Umberto. Siamo arrivati alla quarta edizione e il premio è passato dall'essere solo solo tra tante virgolette, il ricordo del grandissimo campione calcistico che è stato Diego, a ricordare Diego come sportivo a 360 gradi. Per questo vogliamo premiare tutte quelle figure che si impegnano ogni giorno, come fece Diego, per promuovere la cultura dello sport, per premiare... E per portare Napoli nel mondo. Per portare Napoli nel mondo. E ringrazio anche Domenico Sepe che crea il premio fisicamente, un alto basso rilievo bellissimo che rappresenta Diego appunto nel gesto atletico della corsa. Quindi lascerei la parola a Umberto e Yolanda per iniziare subito con e allora partiamo con posso i ringraziamenti, un po' di ringraziamenti che Yolanda farà a nome dell'organizzazione. Certo, un po' di ringraziamenti per i patrocini, quindi noi naturalmente ringraziamo il Comune di Napoli, ringraziamo Lussi, facciamo un lungo applauso, e anche l'Ordine dei Giornalisti, perché questo premio possa avere atto naturalmente anche con tutto l'impegno dell'associazione. E Lussi che abbiamo detto. Assolutamente. Che è l'Unione Sportiva. Allora, io mi alzo in piedi perché devo parlare di una persona per me molto speciale, ma lo è anche per voi. Quando parliamo di Diego Armando Maradona, lo decliniamo soprattutto in maglia azzurra. E il meglio di sé lo ha dato nel periodo napoletano, lo sappiamo. Ma noi non avremmo mai avuto questa epopea straordinaria che ci tramandiamo di padre in figlio,
Mio figlio ha 21 anni e mi dice: papà, ma Messi è il più grande giocatore del mondo? Dico sì, ma porta la borsa a Diego. Ma come porta la borsa a Diego? Sì, porta la borsa a Diego se Diego glielo consente. Ma come fai a dire una cosa del genere? E io sono obbligato e costretto a educare mio figlio al mito di Diego, facendogli capire che i successi si pesano, si contano, ma si pesano. E lui è uno dei pochissimi che nel mondo, guardate Di Stefano, guardate Cruyff, guardate Messi, guardate Platini, guardate Zidane, con chi hanno vinto? Con grandissime squadre. Diego ha preso l'Argentina più scarsa di tutti i tempi, e qui abbiamo un campione del mondo che può confermarlo come Fulvio Collovati, ha preso il Napoli che non aveva mai vinto nella storia in 60 anni e dopo ha dovuto aspettare 33 anni ancora per vincere, e ha vinto. I suoi successi sono diversi dagli altri, ma non saremmo mai qui a parlarne se non ci fosse stato un napoletano di San Giovanni a Teduccio, Capatosta, assai, Totonno Giuliano, il cui nome solo a nominarlo mi vengono i brividi, perché Antonio Giuliano non è solo un napoletano, è l'archetipo del napoletano fuori dall'olografia napoletana fatta di putipù, pizza e mandolino. No, lui era un lavoratore, era uno serio, era uno tetragono a ogni manifestazione superflua. Il giorno in cui si andò a giocare lo scudetto a Torino con la Juventus fece un'intervista il giorno prima dicendo: io non voglio putipù e trillaballacche, voglio che la gente di Napoli venga a tifare in maniera seria per questa squadra, quella di Vinicio, che tentò la grande avventura. Lo scudetto non lo vinse Antonio Giuliano, ma nella sua carriera di dirigente, ed è stato uno straordinario calciatore, lui è nato insieme a Vincenzo Montefusco, due straordinari talenti del nostro vivaio, che sono stati nel Napoli una vita insieme. E qualcosa vi sapremo dire fra un attimo. Ma quando poi Ferlaino lo ha chiamato in dirigenza tra mille litigi, perché Giuliano non si piegava a nessun diktat societario, lui con la sua pervicacia, con la sua forza d'animo, con la sua napoletanità feroce, riuscì a strappare al Magno Barcellona il più grande calciatore della storia, con una determinazione che nessun altro avrebbe avuto. E precedentemente aveva portato a Napoli il divino Rudy Kroll. Ecco, noi a Giuliano non possiamo solo tributare un ricordo affettuoso, perché lui e pochi altri, e qui ne abbiamo un altro dei grandi capitani della storia del Napoli, Peppe Bruscolotti, grandissimo capitano, oltre 500 partite nel Napoli, con una serietà e un'abnegazione che sono degne del suo capitano, che è stato Antonio Giuliano. E quindi io, al ricordo oggi di Diego, voglio associare assolutamente quello di Antonio Giuliano, e invito Vincenzo Montefusco qui con noi e il figlio di Antonio, Andrea Giuliano. Benvenuto. Se funziona. Benissimo. Avete un microfono in due. Funziona? Naturalmente dopo le parole di Umberto, sì, veramente questo, c'è tantissima commozione. Ma come fai a sapere tutte queste cose? Vincenzo, sa sempre tutto, tu sa sempre bene. Tutto. E di quella trattativa io so veramente bene, perché io ero il tramite delle telefonate. Sai anche che mi sei le mani addosso al vicepresidente del Barcellona dicendo: guagliù, ma tu pensi che no, sono fessi, sono napoletano. Se no già mi sono compromesso una volta e non voglio più, perché poi... Sai, col tempo passano gli anni, uno incomincia a essere più riflessivo. Sei stato uno dei primi a saperlo. Io dico solo questo, che lui chiamava e diceva: hanno chiesto, noi c'era in dialetto, penso che tutti capiscono il napoletano. Anche il presidente del CONI pensa che un corso di napoletano accelerato lo farà. Senti questo, mi vogliono far tornare, io a K non mi muovo.
perché doveva finire questa trattativa che è stata fatta nel fine settimana, quando tutti andavano via. Allora tu hai detto una cosa molto bella. Capa tosta. E io ti posso assicurare che io ho sempre ammirato. Noi siamo nati insieme calcisticamente da ragazzini, giocavamo in Lega Giovanile, poi siamo andati nel Napoli e abbiamo fatto la nostra trafila. Io come persona, carattere suo, l'ho addirittura un leader vero, addirittura invidiato, perché ero un giocatore diverso. Però è stato sempre il mio simbolo per come si comportava. Per cui stai parlando di una persona, è vero, parliamo di Maradona, grandi personaggi. Totò, adesso qua c'è il figlio che lo conosce quando è nato, figura. E Totò ha dato al Napoli, al di là di quello che ha dato come calciatore, come persona, come hai detto tu, ecco perché ho detto sei così informato, sai un sacco di cose. Veramente è stato il simbolo di noi napoletani, dopo è arrivato Bruscolotti, qualcun altro, però anche se in questa città per noi napoletani abbiamo avuto sempre dei problemi, nemo profeti in patria, sapete, no? Che per chi gioca nella propria città è sempre quello più criticato. Di Giuliano io non posso dire solo queste bellissime parole, perché è stato l'artefice, perché ha portato un uomo che poi ha fatto cambiare la mentalità anche ai tifosi napoletani. Da quel periodo noi non eravamo male, i tempi nostri, i vari Sivoli, no, squadra forte, quella Zoff e quella gente lì, però non avevamo vinto mai niente, la Coppa Italia, due Coppe delle Alpi, queste cose. Mi rubarono uno scudetto a San Siro. È arrivato poi Diego, ha dato una mentalità completamente diversa alla squadra, ai calciatori, alla città, ai tifosi, per cui da quel momento poi piano piano ci sono stati anche dei momenti bui. Adesso pare che il Napoli attuale finalmente hanno capito che devono fare le cose gli allenatori. A questo punto qua ben vengono questi signori come Conte che fanno qualcosa. Andrea, ma il papà Antonio com'era? Oltre alla scorza burbera era tosto come in campo, così come l'hanno visto tutti quanti in TV e come l'hanno conosciuto anche dal vivo. Era bello tosto e mi piace ricordarlo in una. Ma lui era esigente, perché era esigente con se stesso, con noi, con la famiglia, con tutti quanti. E mi piace ricordarlo e mi riallaccio a quello che hai detto tu prima. Lui ci ha sempre detto: ho un rammarico nella vita, che è quello di non aver vinto lo scudetto con il Napoli. Devo prendere qualcuno che ce lo possa far fare. E quindi alla fine la storia bella è stata che lui è andato a prendere prima Kroll e poi Maradona. Dopo Maradona e il Napoli ci è riuscito, quindi quello è il bello. Grazie. E certo, era dirigente anche lui. Bene, siamo alla premiazione, quindi. Vado a prendere subito il premio, giustamente. A Vincenzo voglio chiedere, quando eravate ragazzi e avete avuto l'avventura di esordire uno a fila all'altro, hai fatto prima tu. Sì. E tu eri quello con i piedi un po' più educati, forse. Ma io quello, cioè ero un pochino diverso come calciatore, quello che a lui ho proprio invidiato, lui aveva un carattere. Andrea, lui è uno che non si fermava contro niente. Io potrei raccontare delle storie immense. Una volta l'allenatore pensava, detto che eravamo stanchi, io sai cosa ho fatto, vabbè sono stanco, allora domenica non gioco, adesso mi fermo. Lui che ha fatto l'allenamento, lui ha giocato la domenica e io no, per farti capire che personaggio era. Però esatto, per noi tu pensi che lassù lo stia allenando il petisso? Petisso per me è stato il più grande maestro che ho avuto a Napoli. Peppe l'ha avuto anche lui, insomma, sai che personaggio era. Per me è stato lo stratega del calcio, potrei dire, italiano. Se qualche giornalista di una certa età se lo ricorda, lui era uno che mi ha inventato a me a giocare contro l'Inter facendo l'ala tattica. Penso che per me era arabo giocare l'ala tattica. Lui dice: non si preoccupi, perché loro fanno, perché lui dava il lei a tutti. Dava il lei. Poi c'è stato Vinicius, altri grandi. Vabbè, la chiudiamo così. Pesaro era talmente perfetto nel mettere in campo la squadra che poi aggiunse: io li metto bene in campo, peccato che loro poi si muovono. E questo era uno dei motti di Pesaro. Allora, premiazione alla memoria del grande Antonio Giuliano, Vincenzo Montefusco, al figlio Andrea. Per sempre con Diego, grazie. Foto per i fotografi, sì, adesso sono lì i fotografi, Vincenzo, guardate lì. Dovremmo fare mettetevi avanti. Continuiamolo questo applauso, perché questi premi sono bellissimi. Va bene? Come sono bellissime le tue parole rispetto a grandi uomini di calcio.
e uomini che hanno saputo anche portare nella vita dei valori meravigliosi. Yolanda, tu sei meravigliosamente giovane, io che sono boomer e sono cresciuto nel mito di questi straordinari calciatori, per me Vincenzo Montefusco, Peppe Bruscolotti, quando parlo con loro lo faccio sempre con molta deferenza, perché hanno rappresentato i miei sogni di ragazzino e quindi per loro sarò sempre pieno di gratitudine. Grazie a te, arrivederci a tutti. Grazie mille, grazie mille. Ti dirò, Umberto, che dipende tutto anche da come educhi le nuove generazioni, perché visto che, insomma, apri per me questo libro dei ricordi, ti posso dire che persone come il capitano Beppe Bruscolotti, come Carletto Iuliano, sono stati i miei maestri insieme a te, e quindi così mi commuovo un po'. Però se un'altra lacrimuccia mi scende pensando al fatto che il mio bambino a 2 mesi è andato in ritiro, adesso ha 3 anni. L'hai portato in ritiro sì, a 2 mesi? Sì, l'ho portato in ritiro a 2 mesi e poi la prima, diciamo, gita fuori l'ha fatta al Murales di Maradona. E lui, anche quando vede quando la sarà figura... adulto ti farà internare probabilmente. No, sì. Però è molto dolce come cosa, perché adesso ha 3 anni e lui, anche quando era piccolissimo, tra le prime parole che diceva e tra le prime persone che riconosceva c'era Diego Armando Maradona. Certo, non c'è dubbio. E lo indicava e vorrei faceva mamma Diego, ed è una cosa molto, secondo me, molto bella per far capire il legame che c'è tra Diego e la città, Diego e le nuove generazioni che lo vedono come un mito, qualcosa di eterno e qualcosa anche di divino, che è un po' l'immagine anche che ha mio figlio di 3 anni di Diego. Diciamola chiara, Diego è andato via col corpo, ma Diego produce soldi per Napoli, perché il popolo ha voluto dedicare quella splendida piazzetta Maradona ai quartieri spagnoli, sì, che oggi è il sito più visitato dopo Pompei in tutta Italia. Capite che è diventato un luogo sacro, pieno di turisti, attrae turisti da tutto il mondo. Ma oggi voglio però rendere omaggio e ringraziare per il colpo straordinario che hanno fatto il grande Ciccio Marolda e Dino Cautiero di portare tra noi il capo dello sport italiano, Giovanni Malagò. Reduce dai trionfi olimpici. Noi ci possiamo accomodare un attimo per una chiacchierata, sì, e poi naturalmente c'è il premio ipermeritato, perché io in questo caso mi faccio da portavoce, perché le motivazioni scritte su questo foglio da parte dell'associazione e da parte di tutti coloro che fanno parte di questo premio per sempre Diego sono estremamente esaustive, al di là dell'anno in cui lei presidente ha iniziato a fare questo lavoro straordinario per lo sport italiano, questa carica dal 2013. Se il valore, la qualità dello sport di un paese si misura con le medaglie conquistate alle Olimpiadi, allora il presidente del CONI può essere soddisfatto del lavoro fatto. Le 40 medaglie, l'omaggio reso anche ai quarti posti nell'ultima Olimpiade e poi anche ai progetti futuri. Insomma, è un percorso meraviglioso quello che stiamo portando a casa con lo sport italiano, ma soprattutto di quanto i valori, sì, ok, si misurano con le medaglie, ma si misurano con quello che succede in campo o su una passerella o comunque quello che succede quando giochi la tua partita. Sì, allora, ciao a tutti, buonasera. 40 medaglie e quella mostruosità di quarti posti, a seconda di come leggi, se equiparabili, sapete gli sport del tatami, qui abbiamo un campione olimpico assegnando due bronzi, quindi in realtà è assimilabile a un quinto posto, ma eliminando questi noi comunque abbiamo vinto una classifica che è invidiabile, lo dico in un senso ironico. Il presidente ironico. Mattarella ha voluto premiare anche i quarti posti. Esatto, ne abbiamo vinte talmente tanti che diciamo ha avuto questa, devo dire, straordinaria sensibilità, non l'unica, ne siamo sempre molto grati. Noi abbiamo vinto la classifica in tutto il mondo dei quarti posti e pochi sanno anche dei quinti posti. Se pensate che gli Stati Uniti hanno vinto 126 medaglie, all'ultimo momento sono riusciti a vincere lo stesso numero di ori della Cina, che in realtà aveva vinto 30 medaglie di meno, e con 126 medaglie rispetto alle nostre 40, loro hanno vinto meno quarti posti e meno quinti posti. Cioè una roba che i matematici, gli statistici possono impazzire per il resto della loro vita. Vuol dire
più addirittura di quel numero di medaglie, che è comunque il record in assoluto, per cui qui avete parlato che si è vinto, e dopo Tokyo sembrava impossibile. Insomma, qui avete parlato che si è vinto dopo 33 anni. Ecco, l'Italia del 1896, è vero che il programma olimpico era diverso, c'erano meno discipline, però non aveva mai vinto così tante medaglie, per cui insomma si è riuscito a fare record e poi l'hai ripetuto con una qualità migliore. L'indice di sportività è quello che, per risponderti, l'indice di sportività è quello che veramente determina, proprio dall'esatta fotografia, anzi dalla risonanza magnetica di quello che è il valore sportivo del paese. E il Comitato Olimpico Internazionale, di cui io sono onorato farne parte, ti racconta e ti declina in un modo molto chiaro che non è tanto le medaglie d'oro che hai vinto, non è tanto quante ne hai vinte con gli argenti e i bronzi, ma quanti sono gli atleti che tu hai classificato nei primi 8 in tutte le competizioni a livello olimpico. Perché 8? Perché sono 8 le corsie dell'atletica, sono 8 ovviamente le corsie del nuoto e spessissimo le finali sono 8, dai quarti di finale in su. Dai un punteggio, chi arriva primo fa conto 8 punti, chi arriva ottavo ce n'ha 1. Ecco, in questa classifica, che è quella che proprio rappresenta quanto un paese la qualità è forte di un movimento, esatto, sportivo, noi siamo arrivati quinti nel mondo e davanti abbiamo solo paesi come c'è Stati Uniti e Cina che hanno più abitanti di noi, sono un po' più strutturati sotto il profilo degli impianti, sicuramente praticano più sport nella scuola, qui non ci vuole moltissimo purtroppo, e l'anno precedente addirittura eravamo al quarto posto, l'anno prima eravamo al terzo posto. Io penso che ripetere questi risultati. E come si spiega questo exploit? Si spiega perché ognuno ha delle storie personali molto molto particolari. Qui ci abbiamo Luigi Busale, abbiamo raccontato, un ragazzo che ha vinto l'oro a Tokyo, cresciuto in un piccolo paese della Sicilia col padre che era un maestro di karate, che c'era una piccola associazione sportiva dilettantistica. Noi, pensa alla storia di Beppe con Castellammare, con suo zio che era il commissario tecnico, e noi abbiamo, diciamo, compensato, abbiamo sostituito un modo molto organizzato che c'è in tutto il mondo con la nostra capacità di arrangiarci, e soprattutto queste SD sono fatte da volontari e soprattutto abbiamo dei grandissimi tecnici. Però non si misura solo, diceva Yolanda, in medaglie la qualità dello sport, ma anche in partecipanti, affiliati e amatori. Il tennis sta vivendo il suo momento migliore della storia, non solo con lo straordinario Jannik Sinner, ma con un movimento come non abbiamo mai avuto, e la federazione tennis ha un boom di iscritti incredibile. Potrebbe addirittura scavalcare per la prima volta nella storia la federazione gioco calcio italiana, almeno Binaghi, questo è il suo obiettivo. In questo exploit sono aumentati i partecipanti complessivi alle varie federazioni, i tesserati? Allora, sulla prima domanda mi esimo da rispondere perché insomma mi sembra un po' troppo. E sotto il profilo invece della risposta della seconda è molto semplice, c'è un effetto emulazione, questo è logico. I bambini, e non solo, se vedono un campione italiano che si afferma, in questo caso straordinario l'epopea di Sinner e di tutto il tennis italiano, e questo aiuta, insomma. Dubbio. Partiamo da Alberto Tomba, adesso faccio una battuta, a Federica Pellegrini. Però c'è un tema che purtroppo compensa, diciamo, questo accrescere numerico dei tesserati, perché, ascoltami bene, il tema è che noi come Comitato Olimpico, Confederazione delle Federazioni, calcio, sì, canottaggio, karate, logicamente lavoriamo sulla parte di vertice che parte dallo sport di base, le SD, e arriva alle massime competizioni. Sì. E qui noi abbiamo mantenuto il livello, circa 13 milioni e mezzo di italiani tra federazioni ed enti di promozione, ma il tema è che nel frattempo la popolazione si è invecchiata, per cui è un miracolo che abbiamo mantenuto quegli atleti invecchiati. Perché c'è un problema demografico. Bravo. C'è un problema.
Si sta lavorando, ecco, bravissimo, anche ai giochi invernali, perché poi dobbiamo parlare assolutamente di impianti e di tutte le strutture di cui parlava il Presidente, no? Diceva, noi ci piazziamo dove ci sono dei vuoti e anche educativi, no? In alcuni territori, e di conseguenza educhiamo allo sport, e questa è una cosa bellissima. Ma ci si prepara anche a un grandissimo evento nel 2026 a febbraio, che sono i giochi invernali. A che punto siamo con la costruzione di questo evento? Guarda, me l'hanno chiesto dei tuoi colleghi poco fa, ed è giustamente una domanda che anch'io farei sistematicamente. Secondo me molto bene, soprattutto perché abbiamo e stiamo recuperando molto terreno che si era perso. Non voglio dire responsabilità. Le Olimpiadi di Roma sono una ferita aperta. No, lasciamo perdere, diciamo. Quantomeno c'è una cicatrice, se mi levi la camicia ce la vedi dappertutto. Poi il tempo, insomma, la sistema, la cicatrice, però la guardi la ferita. Eravamo pronti per farlo. Mamma mia. Ma allora, non sei mai pronto per fare un'Olimpiade, e chi ti dice una cosa? Ci saremmo arrivati. Ma certo che ci saremmo arrivati. Considera solo, ti faccio questa piccola riflessione, in virtù della folle ritirata della candidatura di Roma, folle, ma non perché, attenzione, nella vita puoi dire di no a qualcosa, ma il problema è che tu non puoi dire di no dopo che hai detto di sì. Questo è il punto centrale, che spesso si confonde anche sul tema politico la vicenda. Cioè, dopo che tu già eri passato da una situazione precedente, ma l'avevi detto anticipatamente, la puoi contestare, la puoi obiettare, però l'hai detto a monte. No, qui mentre tu stavi in volo, fai conto, per capire, da Roma a Buenos Aires, praticamente è arrivata una comunicazione al comandante e hai detto di tornare indietro, e nel frattempo avevi fatto tutto il lavoro di preparazione. Considera solo che in virtù di quello che si è deciso, sono state assegnate per la prima volta, per me l'unica, insomma, nel 2024, Parigi da poco concluse, nel 2028 le Olimpiadi estive a Los Angeles. Cioè vuol dire che tra 4 anni Los Angeles ancora usufruisce della folle ritirata di Roma, perché l'ha fatto il CIO. Io ho detto no, io non mi sento di penalizzare una delle due candidature, perché hanno dato fiducia rispetto a quello che hanno fatto gli italiani, ma era un'epoca politica, non mi fate dire altro che è meglio. Abbiamo recuperato, siamo a scarsi 15 mesi dalle Olimpiadi invernali. La scorsa settimana è venuta una commissione del Comitato Olimpico Internazionale presieduta da Kristin Karlsson, che è una mia collega norvegese molto molto puntuale, e che hanno fatto molti complimenti. Poi tu mi dici, se fossero domani mattina le Olimpiadi siamo pronti? Certo che no. Però ci stiamo mettendo in condizione di fare quello che ho sempre sostenuto, le migliori Olimpiadi invernali di sempre. Due temi che ha trattato prima diciamo a volo d'uccello: la scuola e l'impiantistica sportiva. La scuola, io pensavo che fosse un'intervista quasi. Cioè mi sembra invece una cosa finito. Serissima. Scuola. Si può scuola, la grande scommessa, anche mi sembra, di chi oggi governa il paese. La realtà, che volete che vi racconto? È sotto gli occhi di tutti, la conosciamo. Abbiamo sempre ottemperato e sostituito. È chiaro, qui serve un piano organico, un piano strutturato, completo. Cioè, non è che tu schiocchi le dita e dici sport a scuola. Servono tre cose. Una più complicata dell'altro, ma sono indispensabili, anche perché giustamente lei mi ha detto lo sport oggi come organizzato sostituisce quello che sono, diciamo, le grandi famiglie valoriali che esistevano e che sulla carta dovrebbero ancora esistere, cioè la famiglia e la scuola. Si sono un po' disgregate, e quindi noi come sport, soprattutto questa SD, sono diventati i centri educativi, anche e soprattutto di frontiera di quello che sono le problematiche sociali, soprattutto in certi posti. Va dal dunque, devi fare un investimento di budget importante, cioè servono finanziamenti, se no non fai nulla. B, serve un discorso infrastrutturale, impiantistica, tanto chi ha detto lavori sa benissimo di cosa parlo. 6 palestre su 10 in Italia, 6 scuole su 10 in Italia non hanno una palestra, esatto. E il 50% di quelle che ce l'hanno, quindi il 40%, quindi 2 su 10 non sono a norma, e quindi devi investire sulla parte, diciamo, infrastrutturale. Terza cosa, ammesso che hai finanziamenti, ammesso che hai sistemato la parte infrastrutturale,
devi ovviamente investire in capitale umano, cioè quelli che erano i nostri maestri di ginnastica, di educazione fisica, oggi sono i moderni e preparati, perché molte università, a cominciare qui a Napoli, oggi hanno tutte delle lauree, dei corsi legati a scienze motorie, e che però devono entrare in quello che sono le formazioni didattiche del programma scolastico. Quindi una triplice combinazione sulla quale diamo fiducia, però sicuramente la situazione è quella che è. Noi a Napoli volimmo stadio. Che può fare il presidente del CONI con De Laurentiis? Si può fare niente? Aurelio tanto lo sapete, qui è un grande amico di famiglia. Qui serve che, mi sembra che anche su questo il governo, chi ha la delega, abbia le idee chiare. Poi bisogna applicarle, perché le parole a un certo momento finiscono e le cose a quel punto si complicano e diventano dei boomerang. Governo nazionale, enti locali, regioni e comuni, indispensabilmente società, si devono chiudere intorno a un tavolo. Questo è il mio modesto punto di vista. Noi il CONI abbiamo solo quello che è, diciamo, la parola per ciò che riguarda gli aspetti omologativi, le prescrizioni, i parametri, tutto quello che logicamente giustamente riguarda, diciamo, l'utilizzo di qualsiasi tipo di impianto, seguendo anche le normative e i parametri internazionali. Io penso che, come tutte queste vicende, se ognuno rimane sulle proprie posizioni non si va da nessuna parte. Se invece fai tutti quanti un metro indietro, probabilmente poi con un attimo di calma, qualche giorno dopo, mese e anno, fai tanti chilometri avanti. Ma lei sta parlando di Aurelio De Laurentiis o di Max Giusti, che imita Aurelio De Laurentiis? No, no. Che è straordinario. Ha parlato a chi vuole intendere, secondo me, che sì, sia brava, Max Giusti o che sia De Laurentiis. Posso dire io una cosa, sì, adesso? Allora, innanzitutto chiedo scusa se poi devo andare via, perché a Roma devo rendere omaggio a un docufilm sulla storia di Nicola Pietrangeli, la festa del cinema, per cui insomma anche per la famiglia. Ma lei ci ha giocato a tennis con Nicola? Ci ho giocato a tennis, sì, ma vi racconto, lei è uno sportivo, eh? Sì, soprattutto ho sempre cercato di esserlo. Allora, tre considerazioni. Si favoleggia che lei come calcettista non era male. Allora, tre considerazioni, vi faccio divertire. Allora, la prima considerazione è che mi fa riflettere, vedendo i premiati di oggi, chi sono. Sono andato a guardare, perché sono abbastanza minuzioso quando mi concentro, e vedo che ognuna di queste persone rappresenta una categoria. Sì. Marino, grande giornalista. Esatto. Peppa Bagnale, la storia del canottaggio, e oggi ovviamente presidente di federazione. Luigi, una medaglia d'oro olimpica. Abbiamo ovviamente il figlio di Totorno, Giuliano, che rappresenta la storia della società. Abbiamo Dalma e Giannina, che addirittura sono la famiglia. Abbiamo Fulvio Colovati, che è un campione del mondo. E io chi sono? Io sono un dirigente sportivo. Io devo dire, in rappresentanza di questa categoria eletta, cioè non nominata, molto importante. Eletta. Ok. Io devo dire, sono grato, perché credo che chiunque faccia dirigente sportivo nel nostro paese, soprattutto dall'epopea di Maradona ad oggi, sia diventato più importante anche grazie a Maradona. Ecco, questo è il primo punto della storia. Ma siamo più famosi. Ci ha giocato a calcetto. Adesso arrivo. Adesso, la seconda cosa, quando Danilo Di Tommaso mi ha detto blocca l'agenda 6 mesi fa, dice serve questo giorno a questa cosa, ho detto ti danno questo riconoscimento, diciamo, in memoria di Diego Armando Maradona, giuro, e non sono abituato, giuro, qualche riconoscimento mi è stato dato anche internazionale, devo dire che mi sono sentito proprio felice. Due, la terza cosa, vi racconto l'ultima, che è troppo divertente. Maradona, che io ho conosciuto bene, anche perché gli piacevano le automobili, la mia azienda anche qui a Napoli rappresenta, distribuisce marchi di automobili che, diciamo, piacevano a Maradona. Io ho venduto diverse automobili e molte le tenevo in azienda da me a Roma e non a Napoli, per mille motivi. Devo dire, pagatore impeccabile, perfetto, c'era il suo uomo di fiducia. Spesso ci scherzavo. Bene, credo che lo sappiate, sicuramente l'amico Bruscolotti e tanti altri giornalisti. Lui il lunedì mattina veniva, non dico sempre, ma spesso a Roma. Cosa faceva? Lui aveva un rapporto fraterno con Antonio Dal Monte, che era il responsabile, sì, dell'Istituto di Medicina e di Scienze. È quello che l'ha preparato al Mondiale d'Argentina. Perfetto, sì, benissimo. Il responsabile, pensate ai corsi e ricorsi storici.
dov'è l'Istituto di Medicina e di Scienze? È al centro di preparazione olimpica intitolato Giulio Onesti, il mio predecessore, costruito per gli allenamenti delle Olimpiadi di Roma 60, sempre corsi e ricorsi storici. Benissimo. E dove sta l'acqua acetosa? L'acqua acetosa sta di fronte al circolo canottieri Aniene, attenzione, di cui all'epoca io ero giocatore e poi sono diventato presidente. Bene, Maradona faceva la cosa più, scusate se ve lo dico, più assurda sotto un profilo, chiamiamolo fisiologico, un minimo ne capisco. Andava da Dalmonte, si sottoponeva a 2 ore di tortura con Dalmonte, che gli faceva fare tutte le trazioni, tutte le sue cose, quindi tutta la muscolatura, gli levava i vari problemi, le contratture, gli dava elasticità. E poi, talmente appassionato per giocare a calcetto, che non era il calcetto, io lo chiamo così, il calcio a 5 di oggi, il football di Salao, si giocava sulla terra battuta, giocavi con le scarpe Superga, infatti non ti rompevi le gambe, ti facevi le abrasioni, ma non c'avevi i problemi oggi che c'hai con i legamenti, con le ginocchia, col sintetico, col sintetico, perché ti impianti, però il sintetico ti consente di giocare 24 ore al giorno, certo. E soprattutto anche quando piove. E lui, dopo che aveva fatto questo, quindi teoricamente era proprio una seta, lui, siccome avevamo un po' di rapporto, e con Dalmonte, socio dell'Aniene, lui veniva a giocare a calcetto con la squadra dell'Aniene. E io stamattina, uscendo al segretario generale, dico: guarda, vado a Napoli che mi danno un premio di Maradona. Il segretario generale mi dice: portagli la foto, perché io nel mio ufficio, tra tutti i grandi dello sport, c'ho una foto, giuro, di Maradona e Pelé autografata. E poi c'è una foto, Nicolò, facciamogliela vedere, che è una cosa che ogni volta che la vedo mi commuove. Per cui non solo sono grato a quello che ci ha fatto come dirigente, non sono grato al premio, ma c'ho anche questa cosa qui, la barba all'epoca ce l'avevo nera. Questo vi voglio dire, è uno scoop assoluto che ho detto. Per cui, ma quanti tunnel, questa è la vita. Quanti tunnel ha fatto? No, posso dire una cosa? Era un insieme, da una parte ti sentivi esaltato a giocare con lui, dall'altra ti sentivi mortificato, e con questo ho detto tutto. Grazie. Grazie. Presidente, grazie, ma una cosa, presidente Giovanni, grazie. Malagò. Grazie. E premia Cuzzolin, dov'è con noi? Eccolo. Allora, al centro. Grazie a Leonardo Massa, grazie a MSC, grazie. Veramente sono onorato, grazie. Davanti alla sedia, in modo che i fotografi possano immortalare. Tengo anche la foto, vai. Metti anche la foto, sì. Certo. No, vabbè, no, la foto no. Che bellissima, ma è bellissima. La cosa più bella delle grandi persone è l'umiltà con cui affrontano la vita, e quindi direi, presidente, che questa sinergia con Diego, che c'era insomma da lungo tempo, si comprende anche con due anime che si sono capite, quindi veramente complimenti, oltre che per il grande lavoro, anche presidente, per la grande anima. Presidente, posso farle una... Allora, si dice in cauda venenum, mettiamo un po' di veleno nella coda. È venuto qui poco tempo fa il presidente De Luca insieme al presidente De Laurentiis, e gli hanno chiesto del terzo mandato, ha detto: mi sopporterete fino a 99 anni, e anche, c'è il microfono lì, e anche il suo obiettivo fino a 99 anni? Assolutamente 98, 98, no, va no, bene, lo escludo, facciamo un patto. Lo escludo. 95? Facciamo come Totò. Fermiamoci 95, qua, grazie. 95, fermiamoci qua. Grazie. Grazie mille, grazie. Grazie ancora. No, anche perché poi, insomma, momento così romantico, io una domanda sul calcio la volevo fare, sul discorso legato all'umanità verso questo sport. Perché in realtà Diego era una persona che scendeva in un campetto a giocare con i ragazzi, era una persona che faceva tantissima beneficenza. Oggi il calcio in particolar modo, che come diceva Umberto, rischia di essere superato anche dal tennis, anche perché manca di umanità.
onestamente si vedono molti più rappresentanti di questo sport che fanno capricci piuttosto che si dedicano al vero tifoso. In molti si sono anche chiesti perché non ci sia stata molta vicinanza questo weekend rispetto ai ragazzi che sono venuti a mancare, i tifosi del Foggia, in un tragico incidente, ed erano anche dei ragazzi molto giovani. Quindi certe volte essere più vicini ai tifosi potrebbe avvicinare nuovamente anche i tifosi e le persone al calcio. Sì, questo discorso importante, sicuramente è vero. Il calcio di 30-40 anni fa, così come qui ci abbiamo Fulvio, era un calcio più sentimentale, più romantico, però con grande franchezza non mi sembra che altre discipline sportive, diciamo, non abbiano imboccato anche lì la strada, chiamiamola, dove il business, abbiamo visto anche recentemente questa manifestazione del tennis, insomma, non siano tra virgolette a rischio di coinvolgimento. Il problema lo fanno sempre le persone, gli uomini e le donne. Tu prima hai citato un caso specifico di Foggia, serve che ritorniamo nel mestiere di chi fa il ruolo del dirigente e si deve impegnare che certi fattori non accadano più, o certe situazioni di cui tutti quanti, non dico che ci vergogniamo, ma sicuramente non fanno onore al calcio. Grazie a tutti. Grazie, grazie ancora. Che dobbiamo fare? Siamo sempre in linea col presidente. Insomma, è molto sincero e diretto, e ha fatto bene anche a fare questo passaggio, perché ci sarebbe piaciuto, insomma, più vicinanza nei confronti di questi ragazzi. Ti dico la verità, non gli invidio la presidenza del CONI. Aver giocato con Maradona, sì, quello senz'altro, quello senz'altro. È stato un bellissimo momento e tanti ne dobbiamo ancora vivere. Però ha citato un campione olimpico, no? Sì, sì, assolutamente. E allora te lo lascio nelle tue meravigliose mani, il nostro campione olimpico, Luigi Busà. Io voglio leggere le motivazioni, ma l'hai già presentato tu, quindi vieni, Luigi. Benvenuto, elegantissimo. Ripeto, io sono onorata di essere portavoce di questo premio meraviglioso, quindi leggo le motivazioni, che sono importanti. Non è solo un karateka. Portando sul tatami la gloriosa tradizione del gruppo sportivo Carabinieri, ha regalato all'Italia prestigio, titoli e medaglie. Luigi Busà è anche l'incarnazione della disciplina, della tecnica, della forza e della determinazione. Sì, aggiungo solo una cosa. Sì. Tutto quello che dirai è per me, hai sempre ragione, non litigherei mai con te. Seconda cosa, poiché qua ci sono due belli, io mi faccio da parte. Quindi. Ma no, noi avevamo un tono solenne, capito? Perché effettivamente le motivazioni, come dicevo, sono importanti, perché questo è un premio dedicato allo sport. Prima il presidente diceva, è bello vedere come ci sono tanti rappresentanti di tanti sport, ma anche tante personalità diverse. E allora ricordiamo naturalmente l'oro alle Olimpiadi di Tokyo, il più giovane campione del mondo che il karate abbia avuto, vanta 6 podi mondiali con 2 ori, 14 podi europei con 5 ori e ben 14 titoli italiani consecutivi. Con i suoi straordinari successi ed il suo impegno nel sociale, Luigi Busà ha ispirato e ispira intere generazioni di giovani atleti, avvicinandoli ai valori più semplici e più esaltanti dello sport. Luigi Busà. Eccolo. Di dove sei, Luigi? Sì. Tanto buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti, e grazie di questo meraviglioso invito e grazie a MSC. Tra l'altro questa è la prima volta che entro in una nave crociera, stupenda. Devi fare una crociera, assolutamente, non può mancare, dottor Massa. Io sono di Avola, provincia di Siracusa, dove fanno il vino buono. Allora, ce l'hai portato un nero d'Avola o no? No, perché vengo da Milano e quindi non sono giustificato. È il naso... Hai dritto. Toccato un altro tema, caro Adumberto, cioè o la tavola. Ragazzi, o lo sport. Sono nero tavola, non si scherza. Ecco, non si scherza. Non te l'hanno mai rotto, niente, tutto a posto. No, fortunatamente sono bravo a schivare e a parare, quindi finora no, poi non lo diciamo. Quanti anni hai attualmente? 37. E hai finito o vuoi ancora? Presente, se n'è andato? Malagoda. Sì, sì, è andato, lo puoi dire a bassa voce. No, ho qualche annetto ancora, però già mi sono laureato quest'anno per... In scienze motorie, quindi sì. Insegnerai a tua volta. No, diciamo che ho ambizioni più grandi, diciamo che fra tanti anni mi piacerebbe... Allenare? No, diventare come Giovanni Malagò. Vuoi diventare presidente? Vuoi diventare? Va bene. Fra tanti anni, e qua ci sono molti... Ma viva dirigenti. Dio che degli sportivi vogliono fare i dirigenti, perché sanno di che parlano. No, se posso collegarmi il fatto che lo sportivo fa appassionare allo sport, come adesso c'è Sinner, nel senso, vedendo... Giovanni Malagò lavorare... Ma siete nati vicino, uno altoatesino, tu a...
ad Avola, quindi. No, ti dicevo, vedendo Giovanni Malagò lavorare come lavora lui mi ha fatto veramente appassionare. Un giorno, quindi tu vuoi diventare dirigente sportivo? Mi piacerebbe, per dare delle migliorie magari quello che è mancato ad oggi allo sport italiano. Vedendo lavorare lui mi è piaciuto. Io mi è piaciuto amo la Sicilia moltissimo. Ma come hai fatto a emergere da Avola? È tosta perché è un paese bellissimo sul mare, però la vita è tosta là. Poi io vengo dalla strada e mi ha salvato, io dico sempre, ho fatto pure un libro riguardo alla mia storia. Io da piccolo ero obeso e quindi ho avuto una difficoltà in più, perché sai, i bambini sono un po' senza filtri, e il karate mi ha salvato la vita. Mio papà è il mio maestro. Ti ha salvato la vita? Sì. Salvato la vita, perché adesso i miei amici, qualcuno non c'è, qualcuno è in qualche posto non bello, quindi entrando dentro al dojo, dove ci sono delle regole, il karate insegna a rispettare te stesso e gli altri, perché ad oggi è un po' difficile con tutta questa tecnologia e queste distrazioni. Io entrando al dojo ho capito, e lì mi sentivo sicuro, invece al di fuori mi sentivo un po' inadatto al mondo e quindi facevo un po' fatica. E ad oggi questo libro l'ho voluto scrivere perché mi stanno arrivando tanti messaggi, come bene, diciamo, non che salvo la vita, però tante persone che mi si ritrovano magari nella mia situazione, gli do quella forza che gli faccio capire. Io che ero un bimbo che pesava quasi 100 kg, non sono diventato... Quanto pesavi tu? Quasi 100 kg. C'ho speranza nella vita, quindi. Assolutamente, tutti non siamo destinati, ce lo creiamo. Quindi diciamo che magari i ragazzi che si ritrovano così guardano me adesso e dicono ok, ce l'ha fatta. Io infatti quando gli parlo dico, io sono la prova vivente che uno che era 100 kg non è diventato un grande medico, un grande ingegnere, che per carità, tanto di cappello, ma io ho deciso di farcela con il fisico. È altro che ce l'hai fatta, però non fare a botte Yolanda, guarda che fisico che ha. No, anzi io sono gracilina, devo dire, però al di là di questo, è bellissimo tutti gli insegnamenti che sapete dare. Mi hai fatto venire una gran voglia di leggere il tuo libro, mi hai fatto venire una gran voglia di conoscere la tua storia. Tutte le storie meritano di essere raccontate e meritano di essere ascoltate, ma quando sono anche storie che insegnano tanto... tu sai insegnare non solo, ecco, sul tatami, ma anche con la voce e con la tua storia, e io ti auguro anche un grandissimo percorso da dirigente, perché te lo meriteresti. Grazie, ovviamente. Dimmi un'ultima cosa. Il libro te lo regalerò e te lo manderò. Grazie, a casa. Grazie, volentieri. Dimmi un'ultima cosa. Assolutamente. Vale di più il sogno, siamo a Napoli, o la cazzimma? Ma diciamo che senza cazzimme non arrivi al sogno, quindi vanno di pari passo. Ci tenevo a dire solo l'ultima cosa: essere qui, diciamo, e ricevere il premio Diego Armando Maradona, diciamo che tutti gli sportivi conoscono Maradona. Io non ti chiedo per chi tifi, perché ho paura. No, non so, mi piace il calcio, ma non sono un tifoso sfegatato. Però ecco, essere qua e ricevere un premio dedicato a Maradona, da piccolo lo vediamo come un dio. Qualsiasi sportivo vede Maradona. Assolutamente, quindi qualsiasi sportivo si rifà un po' a Maradona. Per me è veramente un grande onore, essendo qui conoscendo le loro figlie, e riceverlo. Ho ricevuto anch'io parecchi premi dopo l'Oro Olimpico, ma questo è uno che custodirò con molta... Noi siamo napoletani, orgogliosamente meridionali, sì. E ti facciamo premiare da una giornalista napoletano-palermitana d'adozione, grazie, che è Laura Belciu. Ragazzi, avanti, venite avanti, a Centropalco, così le foto si fanno davanti. Ci mettiamo a favore di obiettivi, fotografi, video. Sempre. Anzi, mettiamoci proprio qua, superiamo anche il tavolino, così la foto viene più bella. Vai, vengo anch'io. Vai, dove Laura? Vai. Sì. Facciamo un grande applauso per il nostro premiato Luigi Busà, grandissimo. Grazie mille. Grazie. Aspetto grazie il libro. Grazie anche a Laura Belciu e a lui il libro e la litografia meravigliosa di Sepe. Grazie ancora. Io immagino tu voglia continuare così. Vedi che mi hai letto nel pensiero, perché signori, non c'è più. Ma quando ho ascoltato su Sky il più grande storyteller attuale italiano, per me, è mia opinione, Buffa, intervistare Victor Hugo Morales, che racconta il famoso gol di Diego agli inglesi, non la mano di Dios, quello dei 13 tocchi. Victor Hugo Morales, che è il più grande radiocronista di tutti i tempi per distacco, dice che se ne vergogna.
perché in quel momento lui, uruguaggio, scappato dall'Uruguay perché l'avrebbero ucciso, il regime lo avrebbe ucciso, trapiantato in Argentina, diventa un grande epigono, narratore, aedo della nazionale argentina e grande amico di Diego. E quando vede Diego che supera come birilli gli inglesi, a Roma direbbero gli parte la brocca. Non si mantiene più, non mantiene più quella plomb da cronista ed esplode con quel ta 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 ta, con quel grazie Dio, eccetera, eccetera. E alla fine esplode con il barilete cosmico, cioè l'aquilone cosmico, di risposta al Flaco Menotti che, criticando Bilardo, aveva detto: siamo aggrappati solo a un aquilone che è Diego perché la squadra non gioca. Aquilone sì, ma cosmico. E lui dice che si vergogna. E dice Buffa: ma viva Dio che ti sei lasciato andare, ci hai lasciato uno dei pezzi di storia. E Bartoletti poi ce lo può confermare, uno dei più grandi giornalisti contemporanei. Applausi a Marino Bartoletti prima ancora che lo avremo con noi. E dice: tu ci hai donato un'emozione clamorosa. Quando si va un po' sopra le righe, quelle emozioni arrivano al cuore di tutti noi e ci rimangono per la vita. L'ho presa lunga, Dino Cautiero mi vuole già uccidere, ma non potevo non introdurre il più grande canottiere di tutti i tempi, l'uomo che ci ha regalato dei sogni straordinari, con la cronaca rotta, emozionante, di Giampiero Galeazzi. Giampiero, un bacio a te. E quindi è un tutt'uno quando sentiamo parlare della leggenda dei fratelli Abbagnale, e qui abbiamo il più grande di tutti, Giuseppe Abbagnale. Benvenuto. Anche con te non ci litigo, sei sicuro? Microfono è quello. Allora, grazie. Io devo essere sempre portavoce delle motivazioni, ma in realtà ci sarebbero voluti, penso, 15-16 fogli, perché veramente, al di là delle prestazioni sportive, l'abbiamo detto, ma le motivazioni sono anche umane. Massa era bravo. Massa era bravo. Era bravo, eh? Ah, siamo ospiti, okay. Non possiamo, dire... possiamo parlarne male. ok, quindi possiamo rimanere qui su questo palco e soprattutto sulla MSC Europa, però... Dicevo, essendo portavoce, mi limito naturalmente a dire che sei la leggenda del canottaggio e dello sport italiano e mondiale. Con il fratello Carmine, il timoniere di Capua, ha scritto pagine indimenticabili di questa disciplina, dominando la scena mondiale negli anni Ottanta ed emozionando l'Italia intera. Il premio è tutto tuo. Grazie mille per quello che hai fatto per lo sport e continuerai a fare. Grazie a voi per questo prestigioso riconoscimento che poi porta il nome di un dio napoletano. Non nascondiamoci. L'hai conosciuto? Ho avuto il piacere di conoscerlo più di una volta. Ho anche partecipato a qualche sua trasmissione quando la faceva dal ristorante Rosolino, Number One, se non sbaglio. Sì. Quindi ho avuto modo di conoscerlo di persona. Anche c'è un aneddoto particolare che ricordo con veramente tanto affetto. Eravamo a Sanremo, premiati insieme, non mi ricordo il nome del premio, lui arrivò con un po' di ritardo. Vabbè. Il fatto strano è che il giorno dopo io avevo dato assicurazione al dottor Lamura, che era il nostro allenatore, di essere puntuale e presente all'allenamento alle 6 di mattina, e naturalmente è successo questo, che la mattina dopo c'era uno sciopero degli aerei. Ah. E io già sapevo che di non essere puntuale, ma quantomeno non volevo mancare all'allenamento pomeridiano. E allora, in quel contesto, ho chiesto a Diego, perché lui era lì con il suo aereo privato, un passaggio. Eravamo io, Carmine, naturalmente Peppino, il timoniere, di capo. E lui non si è fatto minimamente pregare. Siamo andati in aeroporto e, siccome lo sciopero degli aerei prevedeva che
non potesse partire un aereo da un aeroporto italiano. Lui ha fatto arrivare l'aereo da Monte Carlo, atterrato a Genova, e poi, siccome la stessa cosa, un volo nazionale non poteva atterrare a Napoli, siamo andati un attimo in Sardegna e poi siamo atterrati a Napoli. Cioè, ha fatto il giro d'Europa lo sciopero, sì, lo sciopero brevemente ci ha rifatto a fare l'allenamento e poi mi... ce l'abbiamo fatta, e come, e quindi un episodio straordinario. Io mi ricordo, sì, che nella sala d'aspetto si è messo a palleggiare con un'arancia. Sì, tanto per... Ma con i tuoi rivali storici inglesi vi siete più sentiti, vi sentite qualche volta? Sì, con Red Grave ci sentiamo abbastanza spesso, anche perché ci vediamo sui campi di gara. Lui ha intrapreso la carriera da allenatore, quindi ci vediamo abbastanza sovente. Purtroppo il compagno di barca non c'è più, e quindi più. Ma anche con i successivi inglesi, i fratelli Cyril, che naturalmente sono stati gli ultimi nostri acerrimi nemici. Infatti noi alla terza partecipazione ai giochi olimpici, quella di Barcellona, siamo arrivati secondi dietro di loro. Quindi volevo un attimino però aggiungere, visto che si parla di Abbagnale, chiaramente nel contesto Abbagnale vengono sovente nominate come riferimento Giuseppe e Carmine. Vorrei aggiungere che c'è Agostino. Un terzo Abbagnale, Agostino, certo, che è riuscito nell'impresa che a noi non è riuscito, cioè lui a vincere tre edizioni olimpici. Quindi, ecco, una dinastia meravigliosa. Premia ovviamente il super cannottiere dottor Massa, eccolo con noi. Beh, questo, naturalmente non poteva esimersi da questo onore. Perché... È un piacere, prego. Perché Leonardo... Venite avanti. Abbiamo avuto il piacere di gareggiare un po' di anni davanti. Assieme avanti, e quindi gestire anche la maglia azzurra in momenti particolari. Bene, i fotografi hanno fatto il loro lavoro. Grazie ancora al vicepresidente Massa e al grande, grandissimo, eccezionale, straordinario, meraviglioso Giuseppe Abbagnale. Però i nostri campioni non finiscono qui, perché abbiamo un campione del mondo. Ok, quindi immagino che tu voglia arrivare qui. Da Fuglietta. Sì. Adoro questa cosa, perché mica lo batti tutti i giorni il Brasile di Socrates, Zico, Falcao, eccetera eccetera. Io sono l'addetta alle motivazioni, che anche in questo caso dovrebbero essere più o meno 15-16 libri. Dai, Fulvio Collovati, forza con noi. Dai. I ragazzi hanno lavorato tanto sulle motivazioni. Benvenuto Fulvio, naturalmente tu sei un amico e sei di casa, quindi conosci anche Umberto e i suoi modi, e lo perdonerai. Ti do una motivazione allora. veloce, facendo un piccolo cut, perché sulla tua carriera, guarda, te lo faccio leggere, è praticamente... Infatti ho pensato, io sono sempre stato avversario di Maradona, non sono stato amico, non ho giocato... Ma l'hai picchiato? Non ho giocato insieme, poi ti racconto un episodio, non ho giocato insieme come Beppe, insieme a lui, per cui mi sono domandato come mai questo premio. Te lo dico subito, perché come difensore centrale in campo e fuori hai fatto della grinta, dell'eleganza e del rispetto degli avversari i pilastri della tua vita da campione. Sei un mito del calcio italiano. Vabbè, noi esageriamo. Dai, è elegantissimo. È così, è motivazione. Diciamo che ho fatto parte di 22, perché poi alla fine, quando fino adesso sono stati premiati i singoli, no? Tutti i personaggi però, del mondo dello sport, di squadra. Però rappresentano lo sport. Sì, ma dimmi un po', hai usato lo scaletto per marcare Serginho? Poi sei uscito a un certo punto. Hai usato lo scaletto per marcare Serginho col Brasile? Serginho era alto 1,90, sì. Ma anche a Maradona, tu devi pensare che per farti capire quanto erano tante, diciamo, le preoccupazioni di marcare Diego, allora ti dico, noi facciamo la riunione, poi Edoardo Montefusco lo sa, si fanno le riunioni prima della partita, la partita si giocava alle 20, mi pare, contro l'Argentina, prima alle 18 fai la riunione, e allora Marco Tardelli, Verzotti dice, tu devi marcare Maradona, poi cosa succede? Siamo nel sottopassaggio,
per entrare in campo. Pensa, questo è successo nel momento in cui stavamo entrando sulla scaletta per entrare in campo, improvvisamente cambia idea, dice Gentile, e Beppe, insomma, che è un marcatore, lo sa, dice Gentile, no, ho cambiato idea, non lo marchi più tu Tardelli, l'ha marcato Gentile. Per cui c'era effettivamente una preoccupazione verso questo giocatore. Ti racconto, tu marcassi Ramon Diaz. Come? Tu marcassi Ramon Diaz. Io marcavo Ramon Diaz, in realtà tra Ramon Diaz e Bertoni così. Però ti racconto un altro episodio, quando negli ultimi anni della mia carriera, io giocavo nel Genoa, e avevo un allenatore che si chiamava Scoglio, conoscete tutti, che era un personaggio un po' particolare, che non c'è più. E lui ci chiamava spesso nella sua cameretta, nella sua stanza, a me, Gianluca Signorini, un altro personaggio che purtroppo non c'è più, ci chiamava, ci diceva, allora domenica dobbiamo giocare contro Maradona, non diceva contro il Napoli, diceva contro Maradona. E allora io e Signorini diciamo, professore, perché lui era professore di psicologia. Era il tuo libero dietro di te. Lui diceva, professore, guardi che forse è il caso di marcarlo uomo, perché insomma, ma te pare che io, professore di psicologia, di pedagogia, marco Maradona uomo? A zona, marcavo a zona. E questo era il giovedì. Arrivavi al venerdì, gli veniva qualche dubbio. Poi arrivava il sabato, chiamava Gennarino Ruotolo nello spogliatoio e diceva, guarda che lo devi marcare a uomo, lo devi seguire fino alla bandierina del calcionale. Gennarino Ruotolo di Sorrento. Cosa posso dire? Tu sai che adesso, facendo anche televisione così, spesso ti pongono la domanda, perché è la domanda del giorno, no? È più forte Maradona, è più forte Messi, è stato più forte Pelé, è più forte Cristiano. Ma Maradona era unico. Maradona, cioè, io sono onorato di aver giocato in quel periodo lì. Credimi, ma non mi interessa quello che c'è adesso. Grazie Fulvio. Noi ti crediamo. Beh, potremmo passare una giornata con i racconti di Fulvio. Lo facciamo premiare da Gianni Lepre. Dov'è? Dov'è? Arriva, eccolo. Eccolo, allora il premio. Aiuto anche io, no, un pochino con la premiazione. Abbiamo scherzato. Comincio a prenderlo, poi qualcuno lo consegnerà. Ah, ce eccolo. L'abbiamo, eccolo qua. Bene. Eccolo bene. Qui. Facciamo un lungo applauso per questa premiazione con Fulvio Collovati. Mettiamoci qui a centropalco per le foto di rito. Eccoli qui. A favore di obiettivi, naturalmente. Signor Lepre, da questa parte, si giri. Sono tutti lì gli obiettivi. Grazie Fulvio. Grazie mille. Beh, allora, adesso stiamo parlando del premio di Maradona, no? Sì. E quindi? Sono particolarmente emozionata, devo dirlo, perché è come se facesse parte della famiglia di tutti, è proprio così, e non è scontato. Mi affido naturalmente alle parole di tutta questa associazione per questa dedica di questo premio ad un uomo speciale, ad un uomo di calcio, ma ad un uomo di vita vera, nel bene e nel male, perché ha saputo dare tantissimo agli altri. L'orgoglio ed il peso di chiamarsi Maradona. Dalma e Gianina, le figlie di Diego nate a Buenos Aires, rispettivamente nell'anno del primo scudetto azzurro e in quello della conquista della Coppa UEFA. Forse anche questo, almeno per questo, ci piace pensarlo, rende ancora più vero e saldo il legame tra loro e una Napoli, non soltanto quella del calcio, che ogni giorno tiene vivo il ricordo di Diego Armando Maradona. Troppo piccoli allora per ricordare le emozioni e le sensazioni di quegli anni rivissuti. Però nei discorsi in famiglia sicuramente ci saranno stati tanti scritti e filmati. Emozioni e sensazioni che rendono sempre entusiasmanti i loro ritorni a Napoli. Stavolta è per la prima volta per ritirare un premio dedicato al loro indimenticato e indimenticabile papà, Dalma e Gianina Maradona. Ragazze, io vi capisco perché ho la pelle d'oca mentre leggo queste parole, quindi è un'emozione grandissima. Grazie. E
sono orgogliosa di potervi dare questo abbraccio. Grazie ragazze, grazie. Grazie. Beh Umberto, ci siamo fatti prendere dall'emozione perché sì. Questo è un premio dedicato a un uomo, no, ma noi parliamo di grandi cose e è normale che... Mi fai sentire tanto boomer perché io mi ricordo Diego che parlava di Dalma e Giannina quando ce le aveva in braccio e le cullava e ricordo quegli anni, insomma ragazzi, chi di noi ha vissuto gli anni di Diego a Napoli non li potrà mai dimenticare perché... Diego ha rappresentato il riscatto del Sud, il riscatto di Napoli, ci ha regalato dei sogni e delle solide realtà, perché questa città è oggi una città straordinaria. E io vi ringrazio perché il vostro papà è nel nostro cuore per sempre. Grazie, grazie ancora ragazze. Immagino che sia difficile trovare delle parole in questo momento perché facciamo fatica noi che sì. Dovremmo tra virgolette essere del mestiere, però qualcosa da dire a tutte le persone, perché non siamo solo qui, naturalmente arriveranno queste immagini praticamente in tutto il mondo perché Diego è amato dappertutto, quindi un ricordo. Aspetta. Per voi, per la vostra famiglia, per il vostro papà che veramente per noi è sempre qui. Grazie, lo so, sempre che veniamo a Napoli tutta la gente è troppo carina con noi, voglio ringraziare a tutti e veramente questo premio è per lui, non per noi, per tutti per voi. Tutto che ha fatto qua, lui sempre diceva che Napoli era la sua seconda casa e quando noi veniamo qua lo sentiamo così. Ma voi lo sapete? Lo so, io lo amo a Peppe. Lo amo, Peppe Bruscolotti, vieni Peppe, vieni. L'uomo che ha lasciato la fascia da capitano con una sola promessa: mi devi dare lo scudetto prima che smetto di giocare. Vi faccio mettere tutti qua perché sicuramente sì. avanti, questa avanti. Conversazione vorranno vederla tutti. Le viste nascere queste ragazze. È vero, Dalma sì, perché mi ricordo la prima settimana che era nata. E il papà e la mamma portarono a casa, quindi facemmo una cenetta e lì ci fu un aneddoto con la sua foto, perché io tenevo una Polaroid e tutti quanti cercavano di fare le foto così, volevano la prima foto della figlia. A un certo momento Umberto non si trovava più la foto in casa, perché? Cominciava a sudare. Diego pure alla fine dice: ma che ti succede? Guarda che non trovo la foto di Dalma qua. Disse, io siamo solo noi, quindi qualcosa è accaduto. Comunque rivoltammo tutto il divano alla fine in un angolino. C'era la foto. Foto. C'era. E lui come sempre poi venne vicino a me e disse: ma qual era il problema? Disse tu, pensavi che la foto potesse creare qualche problema. La nostra amicizia è quello che conta e quindi l'abbiamo... Fai entrare anche l'uomo più restio del mondo, Ciccio Marolda, eccolo qua. L'abbiamo dimostrato negli anni, quindi chiaramente cosa ho raccontato tante volte, molti di voi sapete già i miei racconti, quindi... Uno ce lo devi fare veloce, quando tu hai preso la botta in testa e ti hanno detto che non dovevi dormire, vabbè, a ma mezzanotte chi si presenta a casa tua? Io te lo tua? Dico, però chiaramente la gente lo sa e lo ripetiamo, lo ripete ancora, perché comunque... come hai annunciato tu, insomma, in una partita così che avevamo fatto la domenica, avevo preso una bella botta in testa, è rimasto qualche minuto a terra, caso strano, però dopo c'erano gli avversari, il dottore disse, si raccomandò a mia moglie di non addormentarmi presto, di stare più a lungo sveglio la notte e quindi dulcis in fundo verso le 2 di notte bussarono alla porta e arrivò Diego con la mamma. Quindi vennero a fare visita di notte. Quindi per poi, non farti addormentare. Per non farmi addormentare, è chiaro. Però gli prese un po' di acquolino in bocca. Ma un po' io quando aprì la porta e lo guardai in faccia, lui disse la famosa frase, disse stronzo, pensavo che non ti veniva a trovare. Però ti fece fare lo spaghetto. Sì, lo spaghetto però lo fece mia moglie. No? Aglio e voglia. Io avevo bisogno di compagnia, dovevo stare... vivo, quindi dovevo scherzare. Quindi la famosa dieta mediterranea. Un'altra bella serata, insomma. Comunque, cos'è? Quindi, per me è stato tanto perché lei l'ho vista nascere, ma comunque ho coronato con l'arrivo di suo padre un sogno che inseguiva da una vita
a Napoli, e quindi anche quello è stato il più grande regalo. E di conseguenza venne anche a me quel giorno il gesto di dire: ecco, da questo momento sarà il mio capitano. Grazie a Peppe Bruscotti. Una parola. Grazie. Anche il microfono a Ciccio. Ciccio, tu ci hai raccontato anche la famosa vicenda del Mondiale 94, tu hai raccolto le sue confidenze. Che rapporto avevi tu con Diego? Ti dico la verità. Intanto c'è mai litigato con Diego? Sì, con Diego siamo stati un anno bisticciati. Poi addirittura, dopo perché hai fatto un articolo che non gli era piaciuto. Sì, è vero. No, ma io devo ringraziarlo perché lui, diciamo, che ha invaso il mio lavoro in maniera molto positiva per tutto quello che ho scritto su di lui. Però a me Diego piace ricordarlo fuori dal campo. Ho avuto la fortuna e il piacere di stare con lui intere giornate quando veniva in Italia, e devo dire che l'immagine di Diego che ho è quella di un ragazzo semplice che voleva sorridere, che amava la vita e che amava la gente. Ecco, questa è la vera, questa era Diego. Grazie anche a Ciccio Marolda. Grazie. Allora, il grande capitano Beppe Bruscotti, che ha ceduto la fascia a Diego Armando Maradona, premia ora le figlie di Diego Armando Maradona. Scusa, un'ultima, ecco, cosa volevo, prego, dire, grazie per questo premio, siamo qua per chiedere di giustizia per lui. Speriamo di sì. Avanti. Mettiamoci davanti, tutte e quattro. Bene, fotografi in azione. Lo chiamavano Palefier a Mascella di Sassano. Renzenbring se lo ricorda in un altro modo. Mamma mia, giù da finì sotto a Nutreno. Peppe Bruscolotti. Grazie Dalma, grazie Gianina, grazie a tutta la vostra famiglia. Grazie Peppe. Diego per sempre, Diego vive, giustizia, come giustamente hanno ricordato le sue figlie. Posso dire una cosa? Sì, devi, devi. The last but not least. Dulcis no, in assolutamente. Fondo. Assolutamente, un dulcis in fondo questo. Lui. Ho una meravigliosa motivazione anche qui. Marino Bartoletti. È inutile che le interrogate su Sanremo, le sa tutte. Le sa tutte. Benvenuto a Marino Bartoletti. Con la nostra motivazione, maestro della narrazione sportiva, è uno dei nomi più nobili del giornalismo italiano. Un cantore dell'anima sportiva del nostro paese, capace di intrecciare la cronaca con la passione e l'analisi tecnica con l'empatia, creando una storia emozionante per ogni singolo atleta. Grazie mille per il tuo garbo, la tua saggezza. E grazie per le tue meravigliose storie. Ma che ci faccio io qui dopo? Perché sei stato un cantore di Diego. Dopo le figlie di Diego, dopo un campione del mondo, dopo il Maradona. Tu sei un campione del giornalismo, quindi sei degnamente e giustamente qui con noi. Guarda Umberto, io ho avuto una grande fortuna, che è stata quella di essere amico di Diego. E Beppe ne è buon testimone. Io ho conosciuto Diego addirittura nel mondiale del 1978 che lui non disputò, sì, con suo grande dolore. Non aveva ancora 18 anni, era chiaro che poteva far parte tranquillamente di quella selezione, ma i senatori, quindi i Kempes, i Passarella, i Luque... Lo stesso Menotti non vuole avere problemi con la stampa. Poi lui ha preso i nomi di tutti e piano piano ha fatto quello che doveva fare. Soffrì per quella mancata convocazione, di fatto era il 23esimo che frequentava il ritiro. Fu scelto Valencia al suo posto. Dopodiché poi è nata una grande amicizia, un'amicizia sincera, un'amicizia importante, addirittura... In uno dei miei ultimi libri ho parlato di lui in paradiso, perché Diego non può che essere in paradiso. Quando qualcuno mi ha detto perché, beh, perché quando un artista mette a disposizione il suo talento per far felice un popolo, che lo faccia col pennello, che lo faccia con lo scalpello, che lo faccia con la voce, che lo faccia col piede sinistro, quando
dà un popolo l'autoconsapevolezza, quando gli dà la felicità, quando gli dà la speranza, non può che essere in paradiso. Il mio Diego è potentemente in paradiso, è lì che lo immagino. Senti, ma in paradiso sta giocando con Pelé, Di Stefano, Cruyff e Beckenbauer, mi pare un bel quintetto. Guarda, qualcuno ha detto prima che Diego è stato unico, perché effettivamente lui ha fatto vincere squadre che mai non avrebbero vinto. Pelé ha vinto 3 mondiali, si fa per dire, perché quello del 58 l'ha vinto, è stato la giovane rivelazione, ma è entrato in semifinale. Bastavano però. E avanzavano anche gli altri. 62 non ha giocato 62 neanche. 62 non ha neanche giocato, e nel 70 bastava chiunque per vincere quel mondiale. Io da Diego ho avuto tante prove di amicizia, forse Beppe non ricorda. Beh, quando... un aneddoto ce lo racconti. Ce lo racconto. Intanto quando faceva la trasmissione da Rosolino, chi era il conduttore? Ero io, perché mi aveva voluto vicino a sé. Diego non andava volentieri alle trasmissioni nazionali. No. Io nel 1900... Solo dalla Carrà, di cui era amico. Nel 1990 diventai, dopo essere stato il felice direttore del Guerin Sportivo che tanto ha cantato Diego, tu mi hai educato al Guerin Sportivo, di cui sono abbonato tutt'oggi. Io sono nato col Guerin Sportivo e mai avrei potuto pensare che il giorno in cui Gianni Brera mi mise una mano sulla schiena dicendomi buona fortuna sarei diventato tanti anni dopo il suo... Mamma mia, hai avuto pure la mano sulla schiena di Gianni Brera, vabbè. Allora, direttore dei servizi sportivi di Fininvest, fondatore di fatto della redazione sportiva, mise in piedi questa trasmissione che si chiamava Pressing, che bellissimo, era di fatto l'antidomenica sportiva, che poi dopo aver condotto per 2 anni affidai a Raimondo Vianello. Credo che sia stata una delle... Posso dirti, è stata la più bella trasmissione sportiva di tutti i tempi. Una discreta intuizione. Con Diego avevo un rapporto veramente importante. Diego aveva fatto un gesto meraviglioso nei miei confronti, invitandomi assieme a Gianni Minà. Grande Gianni Minà. Un altro che è napoletano dentro, come Lucio Dalla. Due giornalisti al mondo invitò a quel matrimonio, erano due giornalisti coi baffi. Tu e Minà. Quindi quando io conducevo Pressing e cercavo in qualche modo di far concorrenza alla domenica sportiva, lo chiamai e dissi: Diego, io non ho mai chiesto nulla nel nome della nostra amicizia, però perché non vieni? Non vieni a trovarmi una volta che sei a Milano? E lui disse: sì, vengo. Vengo per te e per amicizia. Io gli dissi: guarda che c'è anche un rimborso spese, anche piuttosto importante, che veniva pagato in sterline d'oro, se non ricordo male, per quelli che vengono in trasmissione. E l'altro ospite, che era l'altro protagonista del calcio italiano di quel momento, cioè Gullit, il rimborso spese l'ho preso. Diego mi disse: ti ripeto che vengo per amicizia, e se tu mi rifai questo discorso, io a Pressing non ci vengo. Poi alla fine, cara Dalmita, si ricordò di una cosa, che la galassia di Fininvest aveva, fra le altre cose, anche una casa editrice discografica che si chiamava Jolly Record e che editava le canzoni di Cristina D'Avena, cioè tutte le sigle dei cartoni animati di allora. E disse: Dalmita, che a 3 anni le vede quelle trasmissioni, vede i cartoni animati, una cosa però te la voglio dire, lascia stare il rimborso speso, una cosa te la voglio dire, sta per uscire l'audiocassetta con le canzoni di Cristina D'Avena, me la potresti procurare? Gliela procurai, l'audiocassetta valeva 2.750 lire, quindi qualcosa di più di 1 euro, e il prezzo della partecipazione di Diego a Pressing fu l'audiocassetta di Cristina D'Avena per la piccola Dalmita. Straordinario, straordinario Marino Bartoletti. E in questo racconto di grande umanità penso che possiamo salutare e chiudere premiando Marino Bartoletti, premia De Crescenzo. Dov'è? Eccolo. Con passo felpato si avvicina. Sai, è bellissimo chiudere questa premiazione con un ricordo della persona, Diego. Ecco. Quindi, qua, fotografi a voi, più avanti. Era proprio quello che volevamo, raccontare, sì, il grande campione. Ma questa cassetta ce l'avete persona ancora in casa o è scomparsa? C'è ancora questa cassetta, ce l'ha, vedi. Prego, il microfono te lo do subito, vedi, ecco. Dottor Bartoletti, grazie, soprattutto... essere accostato alla musica, quello è importante. Però la cosa importante è che mio padre, Luigi De Crescenzo, è stato
la persona che ha fatto le bomboniere per il matrimonio di Diego. Quindi tutte le bomboniere di Diego sono state fatte. E tu ce l'hai conservate? Porcellana di Capodimonte l'ha fatta mio padre. Ce n'hai una conservata? Io no, penso a Bartoletti. Ah, lui ce l'ha. Io ero piccolino. Okay. Allora, col premio a Marino Bartoletti, ecco, i fotografi hanno finito il loro lavoro, grazie. Anche grazie il libro, ancora, ovviamente, di Gianfranco Coppola, straordinario giornalista campano, eccolo qui, il libro. Ecco Marino. E anche l'opera di... Il libro l'ho già sul tavolo. Ah. Bene, allora se questo... C'è metti... l'opera dentro, vabbè, passami un attimo il libro, eccolo, perfetto. Benissimo, ci siamo, grazie, grazie di nuovo. E allora abbiamo finito per sempre Diego, è proprio il titolo perfetto. Eh sì, quarta edizione. Signori, potevo avere una partner migliore di Yolanda De Rienzo? Impossibile. No. Yolanda De Rienzo, troppo buono. Io sono veramente onorata. Onorata di essere entrata a far parte di questa famiglia, ed è una famiglia che sento tantissimo mia, come tutti la sentite vostra nel vostro cuore. Quindi grazie mille ad Umberto Chiariello e grazie, grazie a per sempre Diego. E voglio ringraziare ovviamente tutti gli sponsor che hanno fatto sì che potessimo fare questa quarta edizione, ma ora vedrete nel video il lancio dell'edizione del 2025. Grazie a tutti.